Bentrovati dalla redazione con l'informazione del Veneto orientale. In apertura la cronaca. Partiamo subito da Musile di Piave. C'è una coppia che è finita in manette. I carabinieri, infatti, nel controllo proprio nei pressi del Ponte della Vittoria tra San Donà e Musile, hanno fermato un'auto con una coppia di friulani a bordo. Da qui sono poi stati eseguiti degli accertamenti. I carabinieri hanno scovato un etto di eroina. Da qui appunto l'arresto per entrambi. Sentite che cosa è accaduto nel servizio di apertura del telegiornale. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Donà, con il supporto dei colleghi della sezione di Meulo, hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio due pluripregiudicati italiani, cinquantenni di origini friulane, FI l'uomo, VP la donna. In particolare i due, grazie anche al potenziamento dei servizi esterni attuati dall'arma in questi giorni, durante un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione del traffico di sostanze stupefacenti e dei reati contro il patrimonio, sono stati fermati per un regolare controllo stradale all'altezza di Musile di Piave, nei pressi del Ponte Vittoria, verso le 17 circa. L'auto, intestata alla donna, positiva al controllo della banca dati per diversi reati legati al mondo degli stupefacenti, insospettiva alle forze dell'ordine, che hanno deciso di procedere al controllo. Su richiesta dei carabinieri, per procedere proprio al controllo attuando tutte le misure di sicurezza del caso, è sopraggiunta la pattuglia della stazione di Meulo. All'arrivo dell'ulteriore supporto, l'uomo, FI, che si trova alla guida, ha aperto immediatamente la portiera dell'auto per darsi alla fuga. È stato però prontamente bloccato dai carabinieri, ammanettato e portato in caserma con la donna. I carabinieri hanno perquisito dunque l'auto e la coppia, anche con il supporto di un agente donna della polizia locale di San Donà. L'esito è risultato positivo, occultando all'interno degli abiti dell'uomo è stato rinvenuto infatti un pannetto contenente oltre 100 grammi di eroina. Per questo motivo i carabinieri hanno dichiarato entrambi in stato di arresto e su disposizione del pubblico ministero di turno, la dottoressa Elisabetta Spigarelli, sono stati condotti presso le rispettive case circondariali a disposizione dell'autorità giudiziaria per il processo di convalida dell'arresto fissato per sabato mattina. Andiamo a Jesolo, auto senza assicurazione, continuano i sequestri e le sanzioni della polizia locale, quanto basta per il fenomeno ormai un caso sociale. Solo nell'ultima settimana, pensate che gli agenti, coordinati dal comandante Claudio Vanin, hanno fermato 5 auto senza la polizza di assicurazione, 2 delle quali solo l'altro giorno. Proprio in questa circostanza gli incaricati della polizia locale hanno scoperto che uno dei due guidatori aveva anche la patente scaduta assieme alla revisione del mezzo. Durante i controlli è emerso anche che le auto, spesso di proprietà di cittadini che sono residenti in città, erano prive della copertura assicurativa da diversi mesi e in alcuni casi persino da anni. A Concordia Sagittaria ricorderete sicuramente il botto che di fatto ferì diverse persone nella zona del Teson a causa di una bombola di gas. Ebbene, per quell'esplosione ci sono 6 persone indagate. Per l'esplosione di una bombola di gas avvenuta a Teson di Concordia Sagittaria il 4 giugno scorso, che provocò il ferimento di 4 persone, tra cui una donna incinta, e gravissimi danni a una palazzina che venne sgomberata, la procura di Pordenone ha indagato 6 persone e il GIP Roberta Bolzoni ha incaricato in una perizia Francesco Pilo del comando dei Vigili del Fuoco di Venezia. Le operazioni cominceranno quindi il 9 marzo. Gli indagati sono Marzio Mio, 64 anni, di Concordia, Antonio Merloni, 80enne, di Fabriano, in provincia di Ancona, Valerio Fedeli, 69enne, di Fabriano, Marisa Cavagna, 55enne, di Cavalgese Riviera, in provincia di Brescia, Pierpaolo Perale, 52enne, di Martellago, e Igor Baldan, 45 anni, di Mira. Merloni e Fedeli sono i legali rappresentanti della Merloni Antonio S.P.A. di Fabriano, la Cavagna della N.P. di Cavalgese Riviera, Perale e Baldana della San Marco Gas di Porto Gruaro. Tutti sono imputati di incendio ed esplosione colposa in relazione alla realizzazione della bombola scoppiata, alla costruzione e vendita della valvola montata, poi sul fusto in questione, all'acquisto e vendita della bombola alla San Marco e alla vendita finale al Mio. Marzio Mio, anche di aver detenuto irregolarmente e senza denunciare l'autorità, 4 bombole di gas, senza tener conto della loro potenziale pericolosità e senza adottare le cautele necessarie finché uno dei contenitori perse sostanza e che invase il garage dove erano sistemati e innescò l'esplosione. Lo scoppio cagionò lesioni alla moglie e a un figlio dell'uomo, nonché a 2 vicini, madre e figlio, cittadini extracomunitari,
la prima tra l'altro incinta. Le due donne finirono in ospedale. La deflagrazione danneggiò seriamente lo stabile, con 9 sfollati e 2 vetture. Sul posto intervennero i sanitari, pompieri, carabinieri, poliziotti, addetti comunali e operarono per ore. Ora la perizia dovrà stabilire qual è stata l'origine della perdita. Brutta esperienza per un paziente di Porto Gruaro. L'ospedale di San Donà è stato derubato in ospedale mentre era fuori stanza, infatti, per una visita. Una disavventura capitata a Sergio Marcon, 75enne, proprio della cittadina dell'Emene, vittima di un furto messo a segno all'ospedale della città del Piave. Il ladro o i ladri hanno portato via una catenina d'oro del valore di 500 euro. Un oggetto che aveva soprattutto un valore affettivo, visto che, dice lo stesso vittima, mi era stato regalato da mia madre tanti anni fa, riferisce appunto il Marcon. L'altro ieri, ha riassunto, era nel reparto di cardiologia per effettuare una coronografia in day hospital. Scusate, prima di effettuare il controllo l'infermiera mi ha detto di togliere tutti i monili. Di conseguenza ho posto un astuccio, la catenina d'oro con la medaglietta, un anello e un orologio. Il borsello è stato lasciato sul comodino del letto che gli era stato quindi assegnato. Il portoguarese è stato quindi poi portato nell'apposito ambulatorio per la visita concordata, terminata dopo circa un'ora. Ebbene, alle 4 di pomeriggio è stato dimesso ed è a questo punto che Marcon si è accorto di essere stato derubato in ospedale. Andiamo a Taglio Veneto invece, partono gli incontri con l'autore, ma ci spiega tutto un consigliere comunale. L'abbiamo sentito in studio. Teglio incontra gli autori, un ciclo di incontri che l'amministrazione comunale tegliese in collaborazione con l'associazione tegliese Paglio dei Mussi sta organizzando per le prossime settimane. 3 appuntamenti iniziando da venerdì 26 di febbraio alle ore 20.45 presso la sala Avvenire in piazza, con la presentazione della prima opera da parte di Alessio Alessandrini con La Tedesca. L'ultimo suo romanzo sarà presente l'autore. Il secondo appuntamento sarà per la settimana successiva, con sabato 5 di marzo alle ore 10.30 presso l'osteria Trattoria Trieste di via Vittorio Emanuele, sempre a Teglio. Anche qui avremo la presenza dell'autore Guerrino Moretto, meglio conosciuto, noto a Teglio Veneto con l'appellativo di Nino della Margherita. E il terzo e ultimo appuntamento conclusivo sarà il venerdì sera successivo, sempre alle ore 20.45, sempre in sala Avvenire a Teglio come il primo, e avremo una serata, un racconto in versi con la presenza di Francesco Quacquarelli, che leggerà alcuni suoi versi tratti da recenti opere da lui redatte, tra le quali il Canto del Cardo. Questi 3 appuntamenti all'interno appunto di questa rassegna Teglio incontra gli autori portano alla presentazione della popolazione locale 3 opere redatte da autori ben conosciuti nel nostro territorio. Alessandrini è stato per molti anni il presidente della giuria del premio di poesia Barbazeppe, ora Teglio Poesia. Moretto ha vissuto qui da noi moltissimi anni di vita, salvo poi trasferirsi a Porto Gruaro, e ha un bellissimo ricordo delle nostre genti. E infine Francesco Quacquarelli, indimenticabile dirigente scolastico o preside, come ama meglio lui definirsi, del nostro istituto comprensivo Don Agostino Toniati di Teglio Veneto e Fossalta di Porto Gruaro per oltre un ventennio. Quindi 3 personalità note a noi che portano in loco le loro opere a presentare alla popolazione. Quindi 3 appuntamenti: venerdì 26, sabato 5 marzo e infine venerdì 11 marzo 2016. A San Donà di Piave questa sera si decide sulle piste ciclabili, ben 2 quelle che la Giunta vorrebbe mettere appunto in sicurezza. Sentiamo. Piste ciclabili nelle vie Libertà e Calnova, oltre all'allargamento della pista già esistente in via 13 Martiri al posto di una fila di parcheggi. Si tratta dei punti neri della viabilità per i quali il Comune prevede i primi interventi indicati nel Biciplan, il piano che disegna la mobilità ciclabile e pedonale per i prossimi 10 anni, che sarà presentato proprio al Consiglio Comunale per l'approvazione.
La relazione illustrativa di 131 pagine indica gli interventi compiuti e quelli previsti per il futuro del centro e delle frazioni, frutto di uno studio dell'esperto Marco Passigato di Verona e condivisa con cittadini portatori di interesse e associazioni. I fondi per alcuni interventi ci sono, altri dovremo trovarli, ha spiegato l'assessore alla mobilità Lorena Marin. Le priorità sono assegnate alle zone interessate dal passaggio di studenti. Viale Libertà è una delle zone calde, vista la presenza della media Nievo negli istituti superiori Montale e San Luigi, oltre ad essere il principale accesso alla cittadella degli studenti, che comprende altre 4 scuole superiori. Il liceo scientifico Galilei e gli istituti tecnici Alberti, Volterra e Scarpa. Per questo, continua l'assessore, opera urgente la continuazione della ciclabile dal soprapassaggio lungo via Roma fino agli istituti e la contemporanea sistemazione della strada danneggiata dalle radici degli alberi. Altra importante arteria è via Calnova, che collega il centro con la zona industriale e la frazione di Fiorentina. Allo studio anche la possibilità di far diventare di competenza comunale alcuni tratti della strada ora della provincia di Venezia. Tra le priorità anche un percorso pedonale in via Centenario a Mussetta, già interessata dal passaggio del pedibus degli scolari della scuola elementare Ancillotto. Un intervento, questo, ha precisato Marin, che andrà al beneficio di tutta la cittadinanza. Nel biciplano il Comune ha accolto anche il suggerimento di Legambiente, che ha proposto un percorso ciclabile che, provenendo da Corso Trentin, consenta di percorrere via Lungopiave inferiore, collegando i tratti delle piste esistenti con il parco fluviale. Le classi terza P, seconda P e seconda Q della scuola media del comprensivo Bertolini hanno vissuto 2 giorni a Roma presenziando alla consueta udienza del mercoledì del Santo Padre Francesco a Piazza San Francesco, a Piazza San Pietro. Scopo dell'iniziativa consegnare al Papa delle copie con la dedica del libro Nausicaa dei piedi di Pinna, una miscellanea a cura del professor Renato Pauletto che propone i migliori interventi narrativo-poetici degli alunni dell'Istituto sul tema del 25esimo anniversario della firma della Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Lo stesso libro è stato portato lo scorso anno al Parlamento europeo a Bruxelles e consegnato all'europarlamentare Flavio Zanonato. Nei saluti e ringraziamenti di fine udienza, il pontefice ha esplicitamente menzionato il gruppo ragazzi di Porto Gruaro, benedicendo loro e le famiglie. E ora andiamo a Oderzo, se c'è un in corso la rivoluzione sanitaria, parliamo così, insomma, dei vari ospedali con i punto nascita di Porto Gruaro rispetto a quello di San Donà piuttosto che quello di La Tisana. Pensate che a Oderzo ci sono solo 500 parti, ma addirittura risulta un reparto che è davvero un'eccellenza, un'ostetricia che addirittura finisce nelle classifiche nazionali. Sentite. Le prime a dargli la patente di buon ospedale dove partorire sono state le mamme. Da tempo ormai al reparto di ostetricia dell'ospedale Opitergino le donne arrivano anche da fuori provincia per dar qui alla luce il loro piccolo. Adesso la conferma di questa sanità a misura di donna giunge pure dalle statistiche. Una classifica del quotidiano La Repubblica colloca la ginecologia ostetricia di Oderzo al 4° posto nazionale tra le migliori strutture con oltre 500 parti all'anno. Indice di qualità nella classifica è il numero di parti cesarei nelle prime gravidanze. Il recente piano esiti di Agenas, infatti, conferma che non solo il cesareo dovrebbe essere fatto esclusivamente a fronte di indicazioni cliniche specifiche, ma soprattutto che, rispetto al parto tradizionale, comporta maggiori rischi per la donna e per il bambino. Nel reparto Opitergino, diretto da Roberto Bacciquet, il ricorso al cesareo è basso. Su oltre 1000 parti in un anno, i cesari costituiscono l'8,10%. Questo risultato è fronte di grande soddisfazione ed è il frutto di un insieme di fattori, ha sottolineato il direttore generale della US9, Francesco Benazzi. Sicuramente ha la sua importanza la possibilità di poter utilizzare per tutte le donne che lo richiedono l'analgesia che ad Oderzo attualmente viene impiegata in circa il 25% dei parti. Ma credo che a questo risultato ancor più determinante sia l'approccio culturale, la motivazione, la professionalità e la preparazione di tutti gli operatori sanitari. È un grande lavoro nel campo della umanizzazione, che a sua volta è opera di comunicazione con la paziente. L'ostetricia non è l'unico punto di forza del nostro reparto, ha aggiunto il primario Bacciquet. Abbiamo anche un servizio di uroginecologia per le disfunzioni pelvio-perinali femminili, che si avvale di ambulatori di uroginecologia e urodinamica settimanali,
Vi affluiscono circa 60 donne al mese, affette da varie problematiche. A Caorle Umberto Trame parla dei distretti del commercio e ribadisce al nostro Aldo Curtarelli come siano delle vere opportunità. Siamo con il professor Umberto Trame dell'Università di Architettura di Venezia. Lei qui a Caorle ha portato il proprio contributo che consiste anche nella realizzazione da parte di due laureati dell'università che stanno cercando di promuovere attraverso i loro studi il territorio del Veneto orientale, in praticamente il territorio della bonifica fondamentalmente, no? Ma perché secondo lei questi due professori universitari che stanno facendo questo studio hanno un valore aggiunto, le loro ricerche hanno un valore aggiunto rispetto a chi già vive in questo territorio? Allora, intanto distinguiamo le questioni. Questi due ricercatori hanno vinto una borsa di dottorato, io sono il relatore di questa borsa di dottorato e quindi per 3 anni insieme con me si svolgeranno un'attività abbastanza complessa che riguarda innanzitutto rendersi conto che cosa è successo negli ultimi decenni in tema di commercio e attività commerciali e poi come questi studi o queste riflessioni che hanno svolto di carattere generale possono essere applicate a questo territorio. Ora, la questione decisiva che sposta in termini molto propositivi le attività che questi possono svolgere e anche come dire, le comunità locali possono svolgere è legata alla presenza della nuova legge regionale sui distretti del commercio. Questo tema dei distretti del commercio è molto interessante perché ha fatto spostare l'interesse e le modalità di intervento della regione all'interno dei territori. Per molti anni la regione si è preoccupata anzitutto di regolare, di normare gli edifici e le attività che superavano i 1500 metri di superficie di vendita, avevano una certa destinazione. Quelli che erano e avevano certi interlocutori, quelli che erano superiori ai 1500 metri quadri di vendita dovevano entrare in una programmazione regionale svolta in un certo modo. Allora, questa attività che non ha dato grandi frutti, tanto è vero che i risultati sono i grandi centri commerciali che si sono sparsi nel territorio, soprattutto in questo territorio del Veneto orientale, ha cambiato strategia e secondo me questa è la strategia vincente. La strategia vincente è quella di riferirsi ai territori. I territori conoscono le loro realtà, conoscono le loro potenzialità e attraverso un'azione programmata di carattere comune pensano e devono svolgere un'attività di recupero di questi luoghi. In questo caso, nel caso del Veneto orientale, mi sono permesso questa mattina di fare un suggerimento, di dare un suggerimento. E cioè, noi siamo davanti a un distretto formato in maniera spontanea da 3 comuni e sono Concordia, Portogruaro e Caorle. Ma il territorio che noi dobbiamo guardare è un po' più ampio e comprende, come dire, quel territorio che sta tra Livenza e il Tagliamento e che storicamente è un territorio, per così dire, unitario, anche se è vero che è un territorio di pianura, non è un territorio di montagna, però ha in sé delle grandi potenzialità anche dal punto di vista ambientale che potrebbero e devono essere sviluppate, ma è solo chi vive all'interno di questo territorio, chi partecipa quotidianamente alla realtà economica e sociale del territorio che deve essere l'attore sul quale costruire le politiche previste all'interno dei distretti del commercio. A Sandonà difficilmente dimenticheranno il suo sorriso e la passione per il suo lavoro, l'insegnamento, la capacità di comunicare con i tanti bimbi. Si è spenta infatti a 48 anni la maestra Monica Apicella, docente della scuola primaria Carducci, colpita dalla malattia
che nel giro di pochi mesi purtroppo non ha lasciato scampo. Da una decina di anni lavorava all'istituto, nell'istituto dove viene ricordata per la sua professionalità, il suo impegno. Si occupava di italiano, di inglese, storia, geografia, anche se già da ottobre non aveva potuto assicurare una regolare partecipazione alle attività scolastiche a causa proprio dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Monica Apicella ha lasciato il marito Paolo, i figli Giovanna e Francesca, la mamma Lidia e il fratello Luigi. Adesso Vinicio Scortegagna ci propone uno scatto dal territorio per Fotoreporter. La nostra rubrica degli auguri. Tanti auguri a Sabrina di San Michele a Tagliamento per il suo compleanno. Da Adriano e da Giovanna. E con gli auguri ci fermiamo qui, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento con i programmi della nostra rete, grazie per averci scelti, buon proseguimento allora con i nostri programmi, risentirci.